L'estate arriva anche a Torrette di Fano, dove grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Proloco di Fano e le associazioni delle località balneari come Torrette Promotion, arriva un'ondata di eventi e non solo, per rendere più vivibile e migliorare l'aspetto della località fanese. Tra le novità spicca il nuovo impianto di illuminazione sulla terrazza di Torrette, biglietto da visita per l'immagine turistica di questa località e della città. I visitatori, infatti, al loro arrivo troveranno una tenda luminosa che copre l'intera terrazza presente su via Stelle di Mare e non solo, rendendola così estremamente suggestiva. L'allestimento, ha spiegato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, è stato realizzato grazie ad un finanziamento stanziato dall'amministrazione comunale, previsto per tutto il litorale della nostra città e grazie al quale saranno realizzate tante altre attività. Un'estate in cui si punta con la collaborazione con il Paese dei Balocchi ed altre associazioni anche al divertimento dei più piccoli. Noi come associazione Torrette Promotion abbiamo collaborato tantissimo affinché si potesse fare qualcosa di valido nella nostra bellissima località, perché Torrette è veramente una località balneare molto molto bella. Ha bisogno di riprendere vita come un po' tutti e in questo caso abbiamo pensato a diverse attività, naturalmente sostenuti dalla Proloco, che ha un'esperienza ormai di tanti anni alle spalle. E noi sono 4-5 anni che collaboriamo e abbiamo fatto delle cose molto molto belle. Oltre all'illuminazione saranno realizzate tante altre attività per coinvolgere ed accendere in tutta sicurezza l'estate dei fanesi e la permanenza dei visitatori. Tutti i sabati saranno allestiti i mercatini degli hobbisti e sarà la volta anche di grandi eventi come Fano Jazz, il carnevale estivo e la festa della musica. La Proloco di Fano naturalmente è il soggetto della città, dove dà collaborazioni a 360 gradi. Anche quest'anno il lungomare di Torrette, naturalmente con i suoi eventi, la Proloco si adopera insieme all'ufficio del turismo, insieme a Torrette Promotion, praticamente ecco, cerchiamo di organizzare, anche se è una situazione un po' ridotta perché la situazione economica è praticamente diciamo che comunque la Proloco c'è, dà una mano a Torrette, ma dà una mano alla città.